ritrovati con le notizie di sport di Etivo Marche, edizione del lunedì, nella quale andiamo a riepilogare quello che è accaduto in questo fine settimana di sport, iniziando ovviamente dal calcio e dalla Serie B con il passo falso dell'Ascoli contro il Palermo, con i siciliani che sono passati di misura al Del Duca, una sconfitta che fa male e brucia, come testimonia e certifica anche mister Viali nella dopogara. Lo ascoltiamo. Fa più male, allora questa sconfitta fa ancora più male perché purtroppo è stata la partenza difettosa che ci ha condizionato questa classifica di oggi, perché altrimenti analizzare una sconfitta del genere con la crescita che ha fatto la squadra nelle ultime tre partite dovrei solo essere soddisfatto, e in parte lo sono, anzi, per la prestazione, cosa posso dire ragazzi, abbiamo giocato con una squadra forte, una squadra consapevole che è arrivata qui e ce la siamo giocata a armi pari e probabilmente l'abbiamo anche condotta molto più dell'avversario. La squadra è stata coraggiosa nelle due fasi, sia nella pressione in non possesso che anche nello sviluppo del gioco, e sicuramente i ragazzi meritavano molto di più, ed è stata una mazzata questo gol negli ultimi minuti, anche per come è venuto, perché veramente nella ripresa il Palermo, insomma, ha fatto veramente poco, e sembrava assolutamente che l'Ascoli avesse la partita in mano, che potessimo anche provare a vincerla. Detto questo, devo fare un'analisi generale, chiaramente, perché fa parte del nostro percorso anche le due partite iniziali che sono state condizionate da vari aspetti, e quindi la classifica non ci piace, non è giusta per come sta crescendo la squadra. È giusto, devo riuscire, sto facendo fatica oggi a rimanere lucido nell'analisi, nel senso a vivere, analizzare di percorso, perché onestamente per classifica sono dispiaciuto, sono incacchiato, perché la squadra non merita questa classifica, ma voglio rimanere focalizzato su quello che ci siamo detti, che 20 giorni fa circa è cominciato un percorso nuovo. È palese che la squadra è cambiata nettamente, siamo venuti dopo quel percorso che è cominciato nuovo, abbiamo fatto una vittoria in casa e queste due sconfitte, anche nella sconfitta di Bolzano la squadra era cresciuta, aveva fatto un'ottima gara, poi ha fatto degli errori in cui è uscita. Oggi faccio fatica anche a trovare errori, quindi è migliorata ancora. Era assurdo, l'errore più grave che ha condizionato il risultato è che perdere palla o pigliare contropiede a tre minuti dalla fine in una partita comandata, gestita, serena, in una situazione anche semplice, non è che abbiamo preso un contropiede perché eravamo messi male, e questo dimostra che la squadra sta credendo certamente in quello che fa. Girone B del campionato di Lega Pro, terza giornata di campionato, ricominciamo dai risultati dell'ultimo turno, perché siamo già alla vigilia però di una nuova gara, e come detto però si è giocato tra venerdì e sabato la giornata numero 3, la vittoria dell'Ancona 1-0 col Pineto, la vittoria del Cesena Pontedera 3-1, Rimini che batte Juventus Next Gen 4-3 e la vittoria del Perugia Ferrara contro la Spal per 2-1, le gare del venerdì. Sabato invece Carrarese Vispesaro 1-0, la vittoria della Lucchese in casa della Recanatese 3-1, 0-0 tra Gubbio e Fermana, l'Olbia sconfitto in casa dalla Torres 3-0, Pescara Arezzo 3-2 e poi a Chiavari la vittoria esterna del Sestri contro la Virtus Entella per 1-0. Primo successo in campionato per l'Ancona contro il Pineto di misura venerdì sera, firmato Peli, lo ascoltiamo nel dopo partita. È stato molto emozionante e ci tenevo tanto, e è stata una partita difficile e quindi sono ancora più contento perché abbiamo vinto, però bellissimo, bella emozione. È stata una situazione che abbiamo provato anche in allenamento, con me un po' più dentro il campo, e sì, Spagna mi ha dato una bellissima palla, è stato un bel gol. L'anno scorso giocavo con due trequartisti, quindi secondo me magari ci sono un po' più soluzioni in avanti, però dobbiamo cercare di trovare più soluzioni per sorprendere le altre squadre, per non diventare comunque prevedibili, quindi va bene sia 3-5-2, 3-4-1-2.
dovevamo chiuderla, invece abbiamo sbagliato tante situazioni, ultimi passaggi e robe così, quindi non dovevamo chiudere, dovevamo chiuderla prima perché poi si è lì a soffrire fino alla fine. Bisogna recuperare il prima possibile e adesso dobbiamo pensare alla partita di martedì contro il Cesena, che sappiamo che è una squadra forte, molto forte, il nostro girone. Quindi, come abbiamo interpretato oggi, sicuramente con molti meno errori, ci concederanno sicuramente meno occasioni, dovremmo essere più pratici e essere cattivi dietro. Quarta giornata di campionato nel girone B di Lega Pro, a cominciare da domani con le gare delle 18:30, derby marchigiano tra Fermana e Recanatese, Arezzo Olbia, Lucchese Gubbio, Pineto Rimini, la Vispesero che riceve la visita della Virtus Entella, e poi l'Ancona di scena in casa del Cesena, la prima di quattro gare che si giocheranno alle 20:45, Juventus Next Gen Spal, Perugia Pontedera e Sestri Pescara, a chiudere il quadro Torres Carrarese alle 18:30 di mercoledì. A proposito del derby marchigiano tra Fermana e Recanatese, oltre all'Ancona, l'altra marchigiana ad aver portato a casa punti è stata la Fermana in quel di Gubbio, 0-0, così parla Bruniera. Un tempo più vivace da parte del Gubbio, noi siamo stati abbastanza sulla difensiva, secondo tempo un po' più vivace da parte nostra, abbiamo sofferto di meno, direi equilibrata, pochi tiri in porta sia da una parte che dall'altra, sostanzialmente il portiere ha fatto una serata abbastanza tranquilla, penso che il risultato sia giusto. Ma volevamo innanzitutto portare a casa un risultato positivo. Speravamo di vincere, sinceramente, come sempre, come tutte le squadre. Sapevamo del valore, della forza del Gubbio, di alcune individualità importanti che tenevamo. Spina per primo, un ragazzo che ha qualità importante, che tutte le squadre penso si adoperino per limitarlo, quindi abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi, non sapevamo bene dove si posizionasse all'inizio partita perché è un giocatore che può fare tutto, tre quarti esterno, e ha fatto un po' tutto anche oggi e alla fine dei conti, e quindi però al di là di Spina tenevamo lì la squadra in toto, quindi siamo contenti, abbiamo fatto una partita di sacrificio, di fatica nel primo tempo, un po' più tranquilla dal punto di vista delle occasioni nel secondo tempo, e siamo soddisfatti del risultato. La prima giornata non è andata bene, non avevamo la squadra al completo, ma non è una scusante, un alibi, e abbiamo incontrato un'altra squadra molto forte che in quel momento fisicamente ci ha messo in grande difficoltà, e oggi stiamo anche noi fisicamente un po' meglio rispetto alla prima giornata, e penso che se dovessimo ripetere quella partita probabilmente non so come finirebbe, però ci sarebbero dei risultati diversi. Scendiamo in Serie D con i risultati e il riepilogo di quello che è successo nel girone F nella giornata di ieri. Intanto, per quello che riguarda le marchigiane, è arrivata la vittoria della San Benedettese 3-0 in casa contro il Tivoli e il pareggio scoppiettante della Vigor Senigallia 4-4 in casa del San Nicolò. Nel derby marchigiano tra Fossombrone e Fano, vittoria dell'Alma 2-0, un risultato che però potrebbe cambiare anche a tavolino a favore dei padroni di casa del Fossombrone. Poi Atletico Ascoli battuto 1-0 in casa del Termoli, gli altri punteggi: Chieti L'Aquila 1-0, vittoria del Campobasso 3-0 in casa del Matese, vittoria esterna dell'Avezzano 3-0 in casa del Real Monte Rotondo, il Riccione batte Roma City 4-0. 1-0 anche tra Vasto Girardi e Sora. Nel campionato di eccellenza marchigiano, anche qui seconda giornata di campionato, vittoria esterna dell'Urbania 2-1 in casa del Monturano Campiglione, Castelfidardo batte Montegranaro 2-0, Chiesa Nuova San Giustese 3-1, Iesi Atletico Azzurra Colli 1-0, Montefano Montegiorgio 0-0, Civitanovese che batte in trasferta 1-0 Losimana, 1-1 tra Tolentino e Chisport Montecchio Gallo, Urbino batte Maceratese 1-0. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio è di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.